Investire in cocaina rende ogni 1000 euro 150.000 euro in un anno. Se si investe in azioni, invece, ogni 1000 euro se ne ritrovano 1200, secondo un report della DEA americana. È per questo che ci si ammazza, dice Saviano, parlando ad un palazzetto stracolmo di ragazzi ed adulti che vogliono ascoltare il pensiero dell'autore di Gomorra. Roberto Saviano, una vita ultra blindata, fatta di scorte e maglie strette, talmente strette che non lo si può nemmeno avvicinare per una breve battuta di slancio, previo accordo con lo staff e con la sua granitica ed impenetrabile scorta, che si trova a Fano di persona per parlare del suo libro e non con un breve filmato come altre volte gli accade, cosa molto frequente ai noi. Un appuntamento che il comune di Fano ovviamente accoglie con molto piacere, perché sarà l'occasione non solo per incontrare un grande autore e soprattutto un cittadino impegnato da anni nella lotta contro la criminalità organizzata, ma è anche una grande occasione di impegno civile che parla alla città e soprattutto ai più giovani. E la presenza di centinaia di studenti questo pomeriggio fuori degli orari di lezione è una testimonianza importante dell'attenzione che questa città dà non solo alla visita di Roberto Saviano, ma ai temi della legalità. Occasione più unica che rara per Fano per affrontare temi come legalità, diritti e lotta alle mafie. Saviano è in tour per presentare il suo ultimo libro, La paranza dei bambini, che narra delle vicende di una baby gang che, armi in pugno, si fa largo nel mondo della malavita e dei clan locali. Dal 2006 lo scrittore vive sotto scorta per le minacce subite dai clan che lui stesso ha denunciato.